Ciao ragazzi, allora vi dico subito che in questi giorni ho creato poco o niente, purtroppo in questo periodo ho poco tempo da dedicare alle creazioni perché sono un po' impegnata con gli esami, però vi mostro alcuni orecchini che ho realizzato. Allora, sono tutti di questo genere qui, a forma di goccia, ho utilizzato il cavetto di acciaio rivestito di nylon, chiuso qui sopra con lo schiaccino e il coprinodo. Li ho fatti anche così con queste conchigliette che ormai piazzo ovunque. Poi questi su lilla con queste perle a buccia d'arancia. Questi sul nero con i mezzi cristalli. E questi sul blu. Allora, poiché praticamente non ho nient'altro da mostrarvi, ho deciso di farvi vedere alcune mie vecchie creazioni. Diciamo che sono relativamente vecchie, poiché risalgono a febbraio di quest'anno, da febbraio in poi. Sono i miei primi lavoretti in tessitura di perline e niente, se seguite il mio blog o la pagina Facebook o il forum di Capricci di Perline, probabilmente le avrete già viste. Ma per chi non le conosce, ve le mostro adesso. Allora, iniziamo dai primissimi rivoli che ho incastonato. Eccoli qui, sono un paio di orecchini realizzati utilizzando Swarovski rivoli da 14 mm. Il colore credo sia Light Sapphire. Per realizzarli ho seguito i tutorial di Sara Rubest, che ringrazio tanto. E niente, la decorazione esterna è quella a spirale fitta. Poi ho applicato dei gancetti semplici a perno e farfalla. Ne avevo realizzati così, con questo modello, anche altri sul bianco e rosa e bianco e nero, però diciamo che sono stati sequestrati dalla mia nonnina appena li ha visti. Poi vi faccio vedere i ciondoli Incas. Allora, questo qui bianco e rosa. E allora, ho utilizzato uno Swarovski Rivoli da 18 mm color rose. Gli Swarovski Bicono sono quelli da 2,5 mm crystal, quelli da 3 light rose e quelli da 4 rose. E niente, qui ho messo dei laccettini di cotone che riprendono un po' i colori del ciondolo. Poi ne ho realizzato uno sul nero, bianco e nero, questo devo dire che è proprio il mio preferito. Il rivoli centrale è da 18 mm, color crystal, i biconi da 2,5 sono neri, color jet, quelli da 3 sono crystal e quelli da 4 sono black diamond. E qui ho utilizzato un nastrino di organza. Poi ne ho realizzato uno anche sull'azzurro, eccolo qui. Il rivoli è sempre da 18 mm e color crystal AB. Gli Swarovski Bicono da 2,5 sono color crystal, quelli da 3 mm sono acquamarina, mi sembra, e quelli da 4 sono color sapphire. E qui ho utilizzato sia laccetti di cotone che un nastrino d'organza sul bianco panna. Poi, non so se lo sapete, ma la mia passione sono gli orologi. E quindi ho provato a realizzare dei cinturini utilizzando le perline. Allora, questo qui ho realizzato praticamente questo intreccio di perline e lo schema l'ho preso da un numero della rivista Perline. E sempre con questo intreccio ho realizzato anche un portachiavi molto semplice. Eccolo qua. Con attaccato alla fine il faccione di Hello Kitty. Poi l'ultimo orologio, eccolo qua. E lo schema per il cinturino è preso sempre dalla stessa rivista di Perline dell'altro orologio. Sono dei cilindretti fatti al peyote e poi uniti da perline e perle più grandi. Poi vi faccio vedere un ciondolo,
Eccolo qui, realizzato con un Rivoli, credo di 16 mm, color gold se non sbaglio. E ho fatto questa decorazione a stellina e una punta è più larga delle altre perché non sono riuscita a realizzarle tutte della stessa misura e l'ho messa alla base, si nota poco, messa così. Niente, intorno ho messo tutti questi bigoni da 4 mm e niente, è molto luminoso. Questo ciondolo è stato ribattezzato da mia madre il Sacro Cuore, appunto perché sembra che abbia tutti questi raggi che fuoriescono. Poi, ultime cosine, questa collana con la spirale Rimbon. Questa è la prima spirale che ho realizzato e è fatta con semplici perline di conteria, anche piuttosto irregolari. Però insomma l'effetto mi piace, mi piacciono soprattutto queste coppettine a dire la verità. Poi, sempre una collana con la spirale Rimbon, eccola qui. In questo caso le perline sono tutte Delica 110, sono tre colori sulle tonalità del rosa, viola, lilla. E niente, spero che queste creazioni vi siano piaciute. Ciao ciao, alla prossima!